Buongiorno, sono di nuovo con voi con una nuova diretta. Io sono Rosy, parrucchieri Revolution. Abbiamo il salone in San Colombano all'Ambro, via Cesare Battisti al 20/1, provincia di Milano. Mi occupo di bellezza e salute del tuo capello. Insieme a Paolo, che è il mio socio, che vedete sempre nelle dirette di venerdì, del venerdì sera, abbiamo scritto un libro. Qua sopra c'è il link, se ci cliccate sopra potete scaricarlo, è gratuito e parla, vi racconta tutti i consigli, tutta la nostra esperienza sul capello, sul mondo del colore, sul mondo del taglio, le dicerie, i vecchi miti da sfatare, tutto quello che volete sapere sui capelli, basta che schiacciate. Cliccate ed è tutto gratuito. Oggi parlerò come in questo mese, come abbiamo già parlato nelle dirette precedenti, sia io che Paolo, e tutto questo mese è improntato sul mondo del colore, appunto vi parlerò del mondo del colore. Una nuova diretta su questo. Cosa mi faccio fare? Che tipo di colore posso utilizzare? Che tipo di colore posso farmi fare per la mia esigenza? Mi ritrovo sempre con i capelli opachi, mi ritrovo sempre con i capelli sbiaditi, ti dura pochissimo il colore, quando lo fai nel giro di poco tempo non c'è più. Hai chiesto un riflessante, volevi solo dare un pochino di colore al tuo capello. In realtà, dopo qualche giorno, dopo qualche giorno no, qualche settimana, ti ritrovi già la barratura come se ti avessero fatto una vera tinta. Queste sono alcune delle problematiche del mondo del colore. Ci si ritrova magari dopo poco tempo con un colore opaco. Avevi una bellissima riflessatura, appena l'hai fatto, dopo qualche lavaggio, tra che la riflessatura non c'è più. Oppure, come dicevo, hai proprio due o tre capelli bianchi, volevi solo mascherarli, ma ti ritrovi dopo 2 settimane ad avere una bella ricrescita, quindi una differenza e sei costretta ad andare a rifarlo, perché se no, con l'andare del tempo, si vede la differenza. Perché vi ho fatto questi esempi, queste problematiche? Perché ci sono nel mondo del colore tantissime, tantissime, ci sono parecchie tipologie di colore, parecchie tipologie di prodotto e in base alla tua esigenza, chiaramente, il parrucchiere deve utilizzarlo. Oggi parlerò solo e esclusivamente di tipologia, non di cosa poi possono andare a provocare, quali danni, quali invece vantaggi possono avere sul tuo capello. Parliamo delle problematiche che ho appena elencato. Il colore permanente. Il colore permanente è quel colore che, se usato nella maniera sbagliata o se contiene sostanze troppo aggressive, vi può far sbiadire velocemente il vostro capello. Potete ritrovarvi con un colore dopo poco tempo opaco, spento, sbiadito velocemente. Un colore permanente è quel colore che vi cambia completamente il vostro colore naturale o comunque può arrivare ad avvicinarsi al vostro colore, ma ve lo cambia. Se avete i capelli bianchi, questo colore ve lo copre, addirittura ad arrivare a un colore copertone, quindi non darvi più la brillantezza e la lucidità che un colore invece dovrebbe darvi. Ti dura pochi lavaggi. Ti dura pochi lavaggi, ti è stato fatto un riflessante. Un riflessante va bene per dare giusto una mascheratura al tuo capello. Sappi che è un colore che ti dura pochissimo. Ti hanno fatto un riflessante, tu pensavi di aver fatto un riflessante
in realtà ti trovi la barratura. Sì, perché la maggior parte dei colori che definiscono semipermanenti purtroppo lavorano con degli attivatori. Questi attivatori vanno a cambiare la struttura del tuo capello, lasciandoti nel tempo la barratura. Tu pensi di aver fatto un riflessante, un colore semipermanente, perché te l'hanno venduto come un semplice riflessante, una semplice riflessatura diversa, una mascheratura per il tuo capello, in realtà ti trovi con la barratura. Senza parlare dell'henné. Allora, io ho un'amica che è un po' di tempo che si sta facendo l'henné. Vuole ritornare del suo colore naturale, è esattamente, l'ha fatto per un paio di volte. Lei è bionda naturale, si è fatta questo henné ramato, voleva cambiarselo. Cosa succede? Adesso è 6 mesi che non lo fa più e lei ha i capelli ancora carota. Non riesce a toglierlo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi prodotti non sono naturali. Questi prodotti hanno al loro interno delle sostanze che si aggrappano al vostro capello, dandovi un colore che dura troppo nel tempo. Quindi assicuratevi che tipologia di colore vi mettono in testa. Quando andate dal parrucchiere e chiedete che cosa vi applica sul capello, se voi volete solo un riflessante, mi raccomando, chiedete che la riflessatura vi duri solo tot tempo se non volete avere la barratura. Quando due prodotti vengono mischiati, colore ossidante, questa cosa fa sì che il vostro capello cambia la struttura. L'henné, diffidate della maggior parte delle henné che ci sono in commercio. Perché? Perché se vi durano troppo, vuol dire che quel prodotto ha al suo interno delle sostanze che possono poi nel tempo andare a cambiare la struttura del vostro capello, andare a cambiare l'idratazione del vostro capello, rendono il vostro capello pieno di colore e nel tempo questo capello si può disidratare. Queste problematiche che ho elencato sono delle grosse problematiche, possono nel tempo andare a darvi secchezza, a darvi sbiaditura, sbiadimento al vostro capello e possono farvi sembrare il capello brutto. Per cui automaticamente anche voi non siete in ordine. Noi della Revolution siamo sempre, come sapete, come vi diciamo in tutte le dirette, sempre alla ricerca di prodotti che non creano problemi, prodotti adatti al vostro tipo di capello, non solo prodotti, ma anche soluzioni adatte alla vostra esigenza, al vostro tipo di capello e al vostro tipo anche di esigenza, nel senso, se volete solo una riflessatura, se volete solo una leggera copertura, se volete un colore che duri poco per provare, siamo sempre alla ricerca di questa tipologia di prodotto e siamo sicuri di quello che ti offriamo. Quindi se anche tu hai qualche dubbio o hai riscontrato nel tuo capello una problematica del genere, non esitare a contattarci. 0371 898900, siamo a San Colombano all'Ambro in provincia di Milano, ti aspettiamo, scarica il libro che ci sono tanti consigli per te. Ora ti saluto e ci vediamo nella prossima diretta, ciao a tutti!